poteva mai decollare, non poteva mai fare il giro del mondo. Tutti gli esperti aeronautici siamo in dicono Piazza Matera, c'è tanta gente anche genere. Stasera, mica dieci anni dopo questo aereo è riuscito a fare il giro del mondo, un aereo ad energia solare, e così anche per noi. Il Movimento 5 Stelle 10 anni fa diceva: ma dove volete andare? Cosa volete fare? Qual è la vostra visione? Non arriverete mai. Fassino è stato bravissimo, Fassino ci ha azzeccato in pieno sempre. Ha detto Beppe Grillo: presentati alle elezioni e vediamo quanto prendi. Ha detto la Chiara Appendino: presentati alle prossime elezioni e vediamo se diventi sindaco. E l'ha fatto. Ed ora, dopo 10 anni, anche noi abbiamo preso il volo. Anche Orfini. Ricorda Orfini che ha detto. Orfini ne ha dette così tante che è difficile restarmi dietro. E anche noi abbiamo preso il volo. Però adesso dobbiamo andare anche oltre. Dobbiamo prendere il volo fino ad arrivare anche a governare questo paese. E ora siamo in piazza anche perché vogliamo raggiungere quell'obiettivo. Governare questo paese. E lo vogliamo fare insieme a voi. Stando qui in piazza, magari sentendovi anche parlare voi, intervenire, fare delle proposte. Perché nessuna forza politica la settimana dopo le elezioni viene qui in piazza a parlarvi. Nessun altro lo farebbe, senza scorta, senza nulla. Noi siamo qui così come ci vedete, con la voce che sta andando via. Quindi abbiamo preso due capitali importanti, la capitale dell'Italia, Roma, una delle capitali, una che è stata capitale, Torino, e magari un giorno ci prendessimo anche Matera, capitale della cultura, delle 19, non sarebbe male. Una città ferma e mobile, è la capitale della cultura, ma l'assessore al turismo si è dimessa. Perché? Perché non è stato fatto nulla in un anno, l'ha detto l'assessore al turismo, non l'abbiamo detto noi. Dove spendiamo 400.000 euro al mese per portare i rifiuti che produciamo qui a Matera, li portiamo all'inceneritore di Melfi. Questa è anche una città, è una città che ha grossissimi problemi ambientali, ha problemi anche di questa stessa piazza. Avrete letto probabilmente che si vuole rifare Piazza San Francesco, l'avete letto, e Piazza Vittorio Veneto. In un modo assolutamente assurdo, perché Piazza Vittorio Veneto rischia di aver coperti gli ipogei, e che sono stati uno dei nostri cavalli di battaglia. Abbiamo una piazza bellissima che questo comune vuole rifare senza il coinvolgimento dei cittadini. E questo è un peccato, è davvero un peccato. Quindi io vi chiedo oggi una cosa, io ho presentato, tornando al problema dell'isolamento a Matera, Matera isolata, Basilicata trivellata, cerchiamo di spingere perché è solo se tutti insieme, anche con i mezzi di comunicazione, facciamo una fortissima spinta e ogni giorno parliamo del problema di Matera, dell'isolamento di Matera che non ha una ferrovia, del problema che noi abbiamo da un secolo ormai, soltanto insieme noi possiamo arrivare ad un grandissimo risultato, e soltanto insieme possiamo cambiare anche questo paese, anche l'Italia, come stiamo facendo già in tantissime comuni e tantissime regioni. Grazie, lascio parlare Alessandro. Del movimento. No, non si vota qui a Matera, vero? Non ancora. Io ci tenevo così tanto a far capire a tutti i cittadini, magari a qualche scettico, cosa è il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle è un mezzo per ottenere dei risultati, delle soluzioni, delle leggi utili ai cittadini italiani, non appunto un partito politico dove si entra e poi si ottiene l'obiettivo dell'elezione. Sapete che farebbero, no, come hanno sempre fatto? Magari si vincono le elezioni nella capitale d'Italia, io ho dato un contributo insieme ai miei colleghi, dovrei adesso stare lì a occuparmi, no, come fanno gli altri, degli assessori, delle poltrone, piazzare il mio uomo da una parte. Invece subito ho detto, è tanto che volevo tornare qui, andiamo a Matera, andiamo a Taranto, perché a Matera ci sono delle problematiche enormi appunto di isolamento, a Taranto problematiche enormi di tumori. E questo è il cuore del movimento. Io ho girato tutte le piazze d'Italia e ho detto l'enorme differenza tra il movimento e le altre forze politiche che ci vedrete la settimana successiva
alle elezioni di nuovo in piazza, elezioni che il Movimento 5 Stelle ha stravinto, e siamo di nuovo in piazza la settimana successiva, senza intermediazioni, senza bisogno di un carabiniere, di un poliziotto che ci fa la scorta. Quando fai il tuo dovere cammini a testa alta, quando fai il tuo dovere non hai bisogno di nessun tipo di protezione. Io vi sto dicendo che siamo una forza politica fatta da cittadini che sta difendendo la democrazia. La stiamo difendendo, se non ci sono delle derive estremistiche in questo paese, perché siamo riusciti ad incanalare la giusta indignazione, più che corretta indignazione, in un percorso di speranza, di proposte. E continuiamo a fare pressione perché aumenteranno le possibilità di ottenere delle leggi per i cittadini se aumenterà il livello di sovranità e di pressione di un popolo che deve essere un popolo sovrano, che rivendica diritti a testa alta e non si accontenta dei bonus renziani. Oggi il Presidente del Consiglio è molto debole, gli abbiamo dato tutti noi cittadini un avviso di sfratto, una legnata politica che spero che appunto gli sia arrivata forte e chiara. Noi gli stiamo dicendo, e lo diremo in tutte le piazze, che deve approvare subito un reddito di cittadinanza, immediatamente, perché ci sono 10 milioni di cittadini che non si riescono a curare e 4 milioni di cittadini che vivono sotto la soglia di povertà. Deve approvare la legge di abolizione di Equitalia, perché ci sono cittadini che vanno messi in condizione di pagare le tasse, non sono evasori se non pagano le tasse. E deve approvare una legge anticorruzione che permetta veramente ai delinquenti e ai colletti bianchi di finire in galera, no? Quella buffonata di legge anticorruzione che di anticorruzione ha soltanto il nome, che ha fatto con Verdini condannato per corruzione. Guardate questa piazza, tutto il mondo oggi guarda il Movimento 5 Stelle dopo le vittorie a Roma e a Torino, tutto il mondo, e tutto il mondo si sta rendendo conto, ma allora costoro non sono quelli della protesta del no, il populismo, costoro stanno difendendo la democrazia. La settimana scorsa stavo in televisione dalla Gruber, e la Gruber mi fa: ora che vi siete normalizzati farete dei grandi... Anche le ho detto: mi scusi, ma io non mi sono mai sentito anormale. Forse in questo paese è anormale scendere in piazza anche se non si devono chiedere i voti. Nessuno chiede i voti a Matera, però scendiamo in piazza a parlare di politica. Forse in questo paese è anormale tagliarsi gli stipendi, come ha fatto una vostra e tutti quanti eccellenti portavoce come Mirella Liuzzi o i consiglieri regionali Lucani, e sostenere le piccole e medie imprese, perché è evidente che anche qua l'iniziativa di impresa è stata portata avanti da delle famiglie, che ha messo in piedi delle idee di turismo. Non c'è stato questo supporto da parte delle istituzioni alle famiglie che si sono messe a lavorare qui a Matera, rendendola un polo turistico eccellente a livello internazionale, non grazie alle infrastrutture che lo Stato non costruisce, ma grazie soltanto all'inventiva degli abitanti di Matera, perché questa è la verità. Forse in questo paese è anormale candidare solo incensurati, è anormale non prendere neanche un euro di rimborso elettorale. Questa è l'Italia fatta al contrario. Per costoro tutto questo è anormale, mentre invece è normale far modificare la Costituzione della Repubblica da uno come Verdini. Questo è normale. O è normale che il presidente emerito Giorgio Napolitano, che sono 63 anni che sta in Parlamento, lo paghiamo da 63 anni, oggi dica che l'errore è stato far votare i cittadini britannici, cioè non si lamenta del risultato ma addirittura di aver indetto un referendum. Costoro hanno paura dei popoli che scendono in piazza e che decidono di decidere, hanno paura della possibilità dei cittadini di informarsi e di prendere delle decisioni. È incredibile. Sono loro il tappo alla democrazia, perché loro temono gli strumenti democratici. Il Movimento 5 Stelle è questo, vuole portare avanti delle leggi per il bene di tutta la cittadinanza e inserire degli strumenti di democrazia diretta in Costituzione. Guardate che quella è la differenza. Mentre tutto il mondo ci dà l'idea, una visione di direzione verso la democrazia diretta, addirittura un referendum così importante in Gran Bretagna, dove decidono gli abitanti appunto del Regno Unito, in Italia vogliono inserire tra i tali come riforme costituzionali un accentramento totale di potere, tutto in mano ad un governo che, se domani dovesse essere quello del Movimento 5 Stelle, comunque è sbagliato. Non è che a noi ci interessa, siccome potrebbe favorire, tutto da vedere, allora avallatela. Noi non ragioniamo così. È assurdo mettere in mano tutto un potere ad un unico governo senza contrappesi istituzionali, cioè permettendo al futuro Presidente del Consiglio di decidere il Presidente della Repubblica, decidere i nomi dei direttori dei telegiornali. Lo vedete quotidianamente che cosa è diventata la RAI. La RAI è di fatto una, purtroppo, salvo alcune
professionalità, una televisione di regime, cioè è il vero e proprio ufficio stampa del Presidente del Consiglio e del Partito Democratico. Questa è la verità. Vi rendete conto che mentre il mondo va verso la direzione di far decidere ai cittadini, costoro, con queste riforme costituzionali proposte da Renzi, Boschi e Verdini, vogliono accentrare il potere tutto in mano loro. È per quello che dobbiamo continuare sempre a stare in piazza, perché nonostante la loro campagna diffamatoria costante, attraverso la piazza e la rete possiamo riprenderci degli spazi di sovranità. Questo è il Movimento 5 Stelle. Noi vogliamo soltanto permettere ai cittadini di poter decidere, ovviamente, grazie ad un'informazione, perché serve, la democrazia diretta deve andare di pari passo con un'informazione dei cittadini, perché costoro ci vogliono disinformati. Però tutti quelli che dicono però è difficile per il popolo governare e prendere delle decisioni importanti, io dico, ma invece li dobbiamo far prendere a Gasparri? Scusate, dove sta scritto che costoro devono governarci e prendere queste decisioni così importanti? Dove sta scritto? Eravamo sconosciuti tutti quanti noi. Era sconosciuta Virginia Raggio e ora è la prima sindaco donna della storia di Roma. Era sconosciuta Mirella Liuzzi. Eravamo sconosciuti tutti, ma avevamo delle idee. Questo è il movimento. È un passaggio di testimone. Si portano avanti delle idee, oggi le portiamo avanti noi e poi ci sarà qualcun altro. Occorre applicarsi, partecipare. Io vi sto dicendo che abbiamo bisogno di voi e ve lo sto dicendo dopo aver vinto le elezioni, perché più un popolo fa pressione appunto sui governi, sulle istituzioni, e più aumentano le possibilità di ottenere dei risultati per tutti noi cittadini. Vi sto dicendo che è un dovere partecipare, perché la politica ce l'hanno inquinata, ce l'hanno contaminata, ma è la più bella attività che possa esistere per un essere umano, fare politica, scendere in piazza e parlare di una vera legge che possa ridare speranza ai cittadini, ridargli la possibilità di curare, ridare linfa vitale alle imprese italiane. Io avevo astinenza la settimana scorsa, abbiamo finito la campagna elettorale, io avevo astinenza di piazza, astinenza. Perché non mi piace stare in quei palazzi, ripeto, così ovattati, così distanti dalla realtà, dove i Monti, i Napolitano, costoro pensano, ancora ragionano con delle categorie obsolete, destra, sinistra, inciucio, corrente, chi piazzare lì, chi mettere là. Noi siamo un popolo, questa è la, lo dice bene Luigi Di Maio, questa è una rivoluzione gentile, è una rivoluzione perché mai si era vista una forza politica che riempie le piazze non in campagna elettorale e che non ha nemmeno una sede. Bravo! Però è gentile, democratica, non violenta. Questo siamo, è una cosa meravigliosa il Movimento 5 Stelle. Io non vi sto dicendo oggi di votare, perché non si vota, vi sto dicendo di venire con noi, accogliamo chiunque. Avete votato una volta a Berlusconi, amen, sarà successo, nessuno è perfetto, siete perdonati. Avete votato al Partito Democratico, esiste la soluzione, non vi preoccupate. È capitato a tutti noi di farci fregare da questi partiti che hanno l'unico obiettivo, la vittoria delle elezioni. Per loro l'obiettivo è prendere il posto di potere. Per noi è attraverso la vittoria delle elezioni, ma soprattutto attraverso la costruzione di un popolo sovrano, ottenere dei risultati per i cittadini. Il movimento è questo, è la costruzione insieme di sovranità, e si fa giorno dopo giorno. La democrazia non è una roba che si conquista, una volta conquistata sta lì nel cassetto, bisogna riconquistarla ogni giorno, così come i diritti, perché ce li tolgono quando noi ci distraiamo, magari d'estate, quando gioca la nazionale, loro ci piazzano qualche porcata in favore delle banche, fanno sempre così, perché rispondono, ma io li capisco anche, sono finanziati dalle banche, dalle lobby del petrolio, dalle lobby del cemento, da costoro, e restituiscono i favori. Noi ci finanziamo con micro donazione da parte dei cittadini e abbiamo un unico lobbista a cui render conto, appunto il popolo italiano. È questa l'enorme differenza, e vi sto dicendo di farne parte, perché fare parte del Movimento 5 Stelle ti cambia la vita in meglio. Certo, schierarsi non è semplice, quando ti schieri troverai sempre qualcuno che dice, ma che fai col Movimento 5 Stelle, con quelli che urlano, con quelli che dicono una parolaccia ancora, poi non le stiamo dicendo più le parolacce, anche se qualche volta le vorrei dire, le diciamo, sì, perché questo io lo dico sempre, questo è un paese veramente strano, se dici cazzo c'è la mafia a Roma, c'è chi si scandalizza per il cazzo. È vero, eh? Vi
stiamo dicendo di venire con noi, di sostenere il gruppo di Matera, di sostenere il lavoro dei consiglieri comunali, di fargli delle proposte, di avere il coraggio di denunciare un reato in procura, perché ci sarà qualcuno sempre che supporterà coloro che avranno il coraggio di denunciare un reato in procura. Vi stiamo dicendo di denunciare il clientelismo, perché vogliamo libertà e vogliamo stessi diritti per tutti quanti e vogliamo premiare la meritocrazia in questo paese, fatto al contrario, dove, ripeto, è considerato normale ottenere un favore da parte del politico di turno. Vogliamo referendum, pensate che belli i referendum tutti, pensate se indicessimo un referendum sulla permanenza di Pittella in Basilicata. Sarebbe meraviglioso. Come voterebbero i lucani? Come voterebbero? Queste persone sono fuori dalla storia, ma non ce l'abbiamo con loro, vogliamo soltanto che si devono trovare un lavoro, tutto qua, un lavoro, devono lavorare. Pittella si deve trovare un lavoro, perché quello che sta facendo da anni lui e tutta la stirpe dei Pittella lo stanno facendo male, e se non troverà un lavoro gli daremo il reddito di cittadinanza. Però Pittella, per ottenere il reddito di cittadinanza, come tutti i cittadini, si deve inserire in un processo formativo, gli dobbiamo insegnare un mestiere, far parte dei centri per l'impiego, garantire 8 ore settimanali gratuite di lavoro volontario al comune, e non deve rifiutare più di 3 proposte di lavoro. Se le rifiuta, gli toglieremo il reddito di cittadinanza. È giusto o no? Sono come noi! Non sono dei potenti, sono come noi. Questa mattina qualche banchiere senza nome, che ha gestito la vita di 250 milioni di europei, decidendo il prezzo della feta per i greci o l'età di pensione per gli italiani, imponendo attraverso Monti quell'infame legge Fornero. Stamattina qualche banchiere si è alzato dicendo: caspiterina, qua non siamo più intoccabili. E questo vogliamo, noi vogliamo che il popolo non sia intoccabile, e costoro siano assolutamente da mandar via. Per me questa è la democrazia, non lo so, per questi, ripeto, la democrazia è altro, significa farci andare al voto una volta ogni 5 anni e mettere una X magari su un simbolo senza neanche esprimere una preferenza, presentando come lo vedete quotidianamente un candidato sindaco con decine di liste di supporto. In alcune città ci sono più candidati che cittadini che votano, tutto il contrario di tutto, e poi vince un sindaco e deve restituire il favore a queste liste civetta che in molti territori servono a piazzare gli impresentabili, che i partiti si fanno furbi, non li candidano più con loro gli impresentabili, ma li piazzano nelle liste civiche civetta a supporto magari del PD, di Forza Italia. Fanno così poi se gliene arrestano uno, ma non è dei nostri, magari è di questa lista civica e compagnia bella, che però ha portato i voti al candidato sindaco di Forza Italia o del PD. È questa la logica perversa. L'avete visto chi non è qui di Matera, che ha votato a pisticci le liste da una parte, gli altri da una... quante ce n'erano pesticidi? 11 lì in un certo punto, addirittura. Dall'altra parte noi da soli, perché non dobbiamo rendere conto a nessuno quando, ripeto, se vinciamo le elezioni, soltanto a coloro che ci hanno votato, che sono cittadini fuori dalle istituzioni, diffidate da coloro che ci chiama elettori, ma il vostro elettorato, non siamo elettorato di nessuno, ma l'elettorato di destra, di sinistra, ma quale elettorato? Siamo italiani che decidiamo di volta in volta chi votare, ma siamo cittadini dentro, cittadini fuori le istituzioni. Io vi sto dicendo con estrema lealtà che oggi ci sto io lì dentro e ce la sto mettendo tutta, e lunedì viene Renzi in aula e gli faccio il discorso io, e non vedo l'ora. Ma poi ci sarà qualcun altro che appunto abbia voglia di studiare, di impegnarsi, di studiare i regolamenti parlamentari, di partecipare, perché l'unica forma di libertà non è votare una volta ogni 5 anni, ma è partecipare alla vita politica. Ripeto, ce l'hanno inquinata la politica, ma è la più bella attività che un essere umano possa fare. Significa vederci insieme in una piazza di sera e risolvere dei problemi, proporre delle idee, delle proposte per la città, per il turismo, per l'enogastronomia. Qua devono venire veramente molte più centinaia di migliaia di stranieri a vedere questa città meravigliosa e a mangiare i prodotti straordinari e pagare tanti soldi per mangiare i prodotti straordinari che producete. Questa è la nostra visione, una visione basata sulla cultura, sull'enogastronomia, su un modo totalmente diverso di pensare la mobilità,
di pensare alla gestione dei rifiuti. È questo il Movimento 5 Stelle e lo possiamo fare perché non abbiamo petrolieri che ci hanno dato i quattrini. È tutta lì la questione straordinaria del Movimento. Andatene fieri di questo Movimento e ripeto, sosteneteci. Un politico tradizionale, l'unica cosa che farebbe dopo aver vinto le elezioni, andrebbe in giro dai propri portatori di voti a ridargli indietro il favore tramite poltrone, appalti. Io non lo devo fare a nessuno perché non devo dire grazie a nessuno, soltanto ai cittadini italiani per le elezioni vinte. I portavoce del Movimento 5 Stelle stanno in piazza la settimana dopo, oggi Matera e domani Taranto, a parlare di un'idea di paese totalmente diversa da quella dei partiti e a chiedere soprattutto di farne parte. Io vi sto chiedendo di venire con noi, di schierarvi. Ripeto, si perde qualche amico se ci si schiera con il Movimento 5 Stelle, amiche, si perde qualche amico, però se ne trovano di migliori, se ne trovano di altri. Persone che non vogliono fuggire da questo paese, che non vogliono soltanto sedersi e lamentarsi, ma si vogliono rimboccare le maniche e vogliono cospirare insieme, perché cospirare significa respirare insieme, cum spirare, respirare insieme. Noi vogliamo cospirare, non vogliamo espatriare. Viva il Movimento 5 Stelle e grazie a tutti. Non vogliamo parlare soltanto noi e vogliamo far parlare anche perché siamo qui, siamo tra amici, stiamo bene, siamo tutti qua, c'è chi è seduto tranquillamente. Qualcuno, facciamo tre questo è il Movimento 5 magari, Stelle vuole fare e domani siamo vuole parlare a Taranto. Di qualcosa, vuole forza, chiederci coraggio, qualcosa. Coraggio. Non molliamo, sì, non abbiamo fatto ancora nulla.